Ciao a tutti, oggi ci andiamo a vedere la simulazione, quindi l'inserimento di un'operazione con valori presi direttamente dalla nostra MT Platform. Allora, come sempre nella sezione dashboard c'è lo strumento più affidabile, quindi a livello di profittabilità, affidabilità analitica, ROI atteso. Nella sezione esit invece ci sono tutti gli strumenti lavorabili per la giornata corrente, per chi, diciamo così, va a farsi le sue analisi e quindi la scelta da questo elenco può essere ordinato sia per affidabilità sia per ROI atteso. Nella sezione dashboard, quindi, c'è lo strumento più attendibile. Farò l'esempio ovviamente su questo strumento qui. Sterlina, dollaro neozelandese. Come sempre, entriamo all'interno della coppia di valuta da questo elenco qui sulla nostra sinistra. Qui abbiamo ora tutte le indicazioni che a me servono per inserire l'expert, i dati nell'expert. Quindi partiamo dai margini, quindi ovviamente ci carichiamo il grafico, partiamo quindi dai margini, margine minimo, sempre la stessa cosa, per chi ha capitale al di sotto dei 50 euro, margine minimo a partire dal 150-200%, per chi ha capitali al di sopra dei 50 euro, margine minimo va bene lasciarlo anche al 100%. Margine operativo lo andiamo a prendere pari pari dalla nostra piattaforma, indicato qui nel margine centrale del 152%, e lo inseriamo qui. Margine massimo lo prendiamo sempre dalla MT Platform, indicato sul margine massimo 205%. Diciamo, si può lasciare anche 100, 200, 300, però per fare diciamo, un discorso un po' più accurato, si possono prendere i margini calcolati dalla MT Platform. Questi vengono calcolati sulle 4 e sulla volatilità delle 4 e delle 25 settimane. Quindi sicuramente è un valore più accurato, ecco, sotto questo punto di vista. Ma non è sbagliato lavorare con margini del 100, 200, 300 di default. Ok? Quindi passiamo poi allo stop out, come già spiegato negli altri video. Inerente al broker, sull'expert deve essere inserito un valore del broker più un 10%, quindi se il broker applica 30% di stop out, bisogna aggiungere 10% e quindi 40. Se il broker applica 50, bisogna mettere 60. I ROI ovviamente devono essere in sequenza, cioè se lo stop out applicato dal broker è 60, ovviamente il primo ROI non può restare 50 perché ce lo dice anche l'expert. Quindi se lo stop out del broker è 60, ovviamente il primo ROI purtroppo lo dobbiamo portare almeno a 65-70%. In questa maniera vedete che si toglie l'errore. Quindi mi raccomando, devono essere conseguenziali questi dati qua, questi ROI. Ok? Il primo ROI non può essere più alto. Il primo ROI, scusate, non può essere più basso dello stop out. Ok? Deve essere necessariamente sempre più alto. Quindi, anche ovviamente, quindi secondo e terzo ROI, ma io consiglio sempre, se lo stoppato del broker è 40, va bene lasciare 50, 90, 135. Passiamo poi al prezzo di attesa, quindi il nostro prezzo della BES Strategy, che lo andiamo a vedere subito sulla piattaforma, BES. Eccolo qui, livello da attendere, 1.9042. Lo andiamo ad inserire nel prezzo setup 1.9042. Poi passiamo al livello sul quale inserire o livello d'ingresso, è la stessa cosa. Lo andiamo ad inserire nel campo prezzo ordine. Lo stop non lo inseriamo perché ovviamente lo fa l'expert in base ai ROI. E passiamo poi al nostro target. Lo prendiamo sempre dalla nostra MT Platform nel campo target. Ok? Poi, se la piattaforma indica long, premerò set sell. Scusate, set buy. Se la piattaforma indica short, premerò set sell. Quindi questo è l'inserimento di un'operazione con dati presi pari pari dalla piattaforma. Per quanto riguarda poi la gestione dell'operazione, è sempre la stessa. Sarà l'expert a gestirla completamente una volta partito il prezzo di setup e una volta ovviamente anche toccato il prezzo del nostro pendente.
Quindi per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video.